Allora, eccoci qua, amici di Ciocomo, buongiorno. Sì, siamo arrivati oltre confine, in realtà è provincia di Como, siamo a Campione d'Italia. E buongiorno allora al sindaco Roberto Canesi, buongiorno sindaco, grazie di questa bellissima occasione che ci dai per il nostro tour di Ciocomo per far vedere una cosa che penso pochi sanno, me compreso. Buongiorno sindaco. Buongiorno a buongiorno. Lei e buongiorno agli amici di Ciocomo. Buongiorno, punto. Grazie sindaco. Dove ci hai portato? Allora, perché era scontato andare al casinò. Ecco, no, diamo un'immagine di Campione un po' diversa, che non è solo quella del casinò del gioco con quale Campione si è raffigurata per tanti anni. Oggi siamo alla Basilica della Madonna dei Ghirli, che è uno delle opere artistiche che i maestri campionesi hanno lasciato anche sul territorio, oltre che in Lombardia e dappertutto in Europa, e che è un'opera bellissima che si affaccia tra l'altro in una posizione incredibile. Bravo, infatti, vicino a te c'è Tiziana, che saluto, buongiorno Tiziana, e che ci spiega un po' questa bellezza che è il santuario che è qui alle nostre spalle. Prima però, Tiziana e Roberto, facciamo vedere che razza di panorama c'è qua. Siamo a Campione, di fronte a noi c'è Melide, Lugano di fronte, siamo in Svizzera, però in realtà qua è Italia tutto tondo, sindaco. Certo, qui è Italia, là a metà circa lago, dove vede quelle barche c'è la Svizzera. Ecco qui, circa metà lago Italia. Esatto, esattamente, perfetto, molto bene. Ecco, bellissimo anche, c'è l'approdo tra l'altro, mi dicevi Tiziana, vero? Certo, perché una volta nel santuario della Madonna dei Ghirli si veniva solo con la barca, tantissimi perché anni dei fa. Ghirli? Dei Ghirli, proprio bravo, perché si presume si riferisse alle rondini che venivano che facevano qua e si posavano sui tetti. Ah, ecco, qui tra l'altro. Può esserci anche un altro significato, la rondine che migra, può essere come i nostri maestri campionesi, come diceva giustamente il sindaco, che sono migrati in ogni parte. È vero sindaco, perché qua hai detto una cosa molto importante, perché i maestri campionesi, cioè quindi Campione Italia è anche conosciuto perché c'ha questi maestri campionesi che hanno fatto fior di realizzazioni importanti, giusto? Esatto. Sì. Dappertutto, un po' dappertutto, sì. Certo, anche al Duomo di Milano, a Verona, addirittura a San Pietroburgo in Russia ci sono delle opere importantissime che sono state fatte dai maestri campionesi. Ecco, quindi signori, guardate, questo è il panorama che il sindaco ci ha fatto, è uno scorcio meraviglioso, perché poi sai, uno viene... Allora, intanto poi sindaco, diciamo anche dove si trova questo santuario, collochiamolo, perché uno che arriva a Campione trova l'arco e poi... Ah beh, sì, c'è il parcheggio vicinissimo. Sì, c'è un parcheggio e subito dopo, anche a 100 metri, c'è questa bellissima basilica che appunto si affaccia sul lago e che è una delle opere... importanti, perché Campione non è solo, come si diceva prima, casinò. Io mi rendo conto Roberto che tu ci devi lottare e convivere con questa cosa, no, nel senso che poi tutto sommato va bene, però effettivamente dire noi siamo anche altro è... La storia di Campione è una storia lunga, molto millenaria, e l'arte è anche un altro aspetto di Campione. E questo è molto bello, che allora noi che vogliamo valorizzare quello che c'è di bello, e credo che ecco, giusto, dire che a Campione c'è anche questa... È il santuario che è visitabile sempre, Tiziana? Sì, il santuario è visitabile sempre, ed è aperto fino alle 18 di sera. Ah, tutti i giorni? Tutti i giorni, adesso soprattutto... Quindi sappiatelo, amici, che è bello venire a fare un salto, un panorama, come scrivono i nostri amici da casa, mozzafiato. C'è la scalinata a doppia forbice che poi porterà all'entrata della santuario. Ah, è vero, si chiama doppia forbice scalinata, brava. Molto caratteristica, molto scenografica. Ecco, Tiziana è preparatissima, hai fatto bene il sindaco a portarla, perché è veramente brava, brava Tiziana. Allora avviciniamoci un attimo anche al santuario, sperando che tenga la connessione, speriamo di sì, per farvelo anche comunque vedere. Ecco, tra l'altro mi dicevi Tiziana, possiamo dirlo, che fate parte anche di questo circuito, giusto? Facciamo parte del circuito delle perle della diocesi di Milano, della Lombardia cristiana, detto chiese aperte, e quindi sono praticamente dei tesori di arte, di storia e di fede
anche in previsione del giubileo del 2025, e fortunatamente abbiamo avuto l'orgoglio di entrare a far parte anche noi. C'è molti amici, che, anche come Paola e Silvana, che sono rimasti estasiati da questo posto. Un mese fa anche al FAI, siamo entrati anche nel circuito del FAI. Quindi ci siete anche con il FAI, questo è molto bello, molto bello, perfetto. Bene, sì, perché fa parte della diocesi di Milano, perché è campione d'Italia. Tutte le peculiarità. Cioè, qui è incredibile, esatto. Grazie alla donazione di Totone, che era il feudatario che viveva qua nel 777, lui ha donato tutti i suoi beni all'abate di Sant'Ambrogio. Per cui noi siamo Perché diocesi di Milano, e devo dire che è veramente un posto incantevole. Complimenti sindaco, bravo, perché ripeto, io quando ti ho detto dai dimmi, e tu subito sei andato colpo sicuro, mi hai detto ti faccio vedere il santuario. Esatto. è bravo. Vabbè, poi c'è anche il re. È merito di campione. Certo. Senti, un'altra cosa, questo te lo chiedo da amministratore, come va? Avete avuto degli anni difficili, sia per la pandemia, ma anche per il fallimento, il casinò, abbiamo ripristinato tutti i bilanci, il comune oggi è a posto, non è stato facile per... Sì, è stato difficile, ma insomma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Bravo. Abbiamo riaperto il casinò 2 anni fa, sì, funziona regolarmente, anzi abbiamo recentemente approvato un bilancio assai positivo, okay. E quindi si aspetta un andamento positivo, e questo vuol dire tanto per campione, posti di lavoro, ecco. Però È vero. Lo ribadisco, non dobbiamo solo vedere campione come gioco, ma anche come appunto storia, arte, queste cose. Bravo. Di valorizzare, bravo, questo territorio sotto un altro aspetto. Roberto Canesi, sindaco appunto di Campione, che è stato cortesissimo, aveva anche un impegno, è riuscito a far quadrare tutto, grazie. E Tiziana, affido a te allora il compito di far vedere, ecco, questa è la parrocchia, santuario Santa Maria dei Ghirli, vedete, appunto, come Rondi, come dicevi, esatto. È dedicata all'Annunciata, quindi a Maria Annunciata, e la dedicazione del santuario è il 25 di marzo, e quindi se vogliamo, ecco, questo è l'orario, tutti i giorni, come diceva Tiziana, fino alle 18 potete venire. 18, allora, esatto. Vediamo di entrare, e magari stiamo qui perché poi ho paura che mi salta la connessione. Certo. Allora, chiaramente, come vedi, mi viene da dire la prima cosa, bellissimo. A destra abbiamo degli affreschi databili molto probabilmente 300, e chiaramente tu devi calcolare che era un po' come un catechismo orale una volta, per coloro che erano analfabeti e coloro che non sapevano le storie proprio della Sacra Bibbia. E infatti ti può colpire, per esempio, la decollazione di San Giovanni Battista, Elisabetta, Zaccaria, e vedi anche come sono ben vestite le dame, sembrano quasi degli affreschi giotteschi, pur non essendolo. E da questa parte invece, che purtroppo sono tempo, però questa è una bellissima caratteristica. Vedi sopra, Marco, c'è la bottega dei maestri campionesi. I maestri campionesi erano degli scalpellini. Perfetto. E quindi vedi che loro si sono raffigurati nel tentativo proprio del loro lavoro, che è stato proprio minuzioso. Si sono rappresentati, maestri campionesi. Poi abbiamo qua un bellissimo Cristo praticamente, che l'abbiamo solo noi, e il Duomo di Lucca. Perché il Duomo di Lucca? È stato questo, non praticamente un particolare. Vedo che i nostri ascoltatori sono veramente colpiti, perché è qualcosa di veramente meraviglioso, gioiellino di Campione. Qualora venissero, possono vedere proprio con i loro occhi, anche il viso è veramente ben fatto. Sì, certo. Poi certo. La parte più bella, Marco, è chiaramente l'aula, vedi che hai, l'altare, dove ci sono gli affreschi del famosissimo Isidoro Bianchi, il più famoso pittore campionese d'origine. Infatti, la Madonna, che ha un viso, vero Roberto, proprio da campionese, oppure da tra virgolette, passami il termine, contadina, paesana, ma proprio perché a loro piaceva proprio descrivere le attività giornaliere delle persone che abitavano all'epoca a Campione.
e la Madonna è raffigurata con San Rocco, okay, che vedi che alza l'abito perché appunto per le... Oh, guarda che piace tantissimo, so, anche Valeria, so, Rosangela, sono veramente colpiti ed entusiasti. Sì, beh, è vero però, ma Valeria, è un dato di fatto, uno entra e rimane francamente colpito dalla bellezza di questo santuario. Sì, e Valeria, se dovessi venire, le due cose che colpiscono sono i due affreschi che è stato fatto nel 2000. Abbiamo lo sposalizio della Vergine, okay, stupendo, alla tua destra, e poi hai invece la fuga in Egitto, che praticamente sono tutti e due belli. Benissimo. Bellissimi, con anche la prospettiva, sono... e poi quello che è raffigurato lì è Isidoro Bianchi. Ah, è lui? Colpito, ah, dice, è lui, ah. Questa, quindi il maestro campionese, qua, bravo. Il maestro campionese, e... Isidoro Bianchi, che colpito pare dire, perfetto, ecco la mia... Dice la nostra amica Graziella, che è fedelissima, un inaspettato appuntamento artistico. Quindi è vero, Graziella, che tu abiti in Val d'Intervi, se vuoi venire è veramente bellissimo. Saluto anche la nostra Clara, buongiorno a tutti. E allora, ecco, Tiziana ci ha spiegato, ci ha fatto vedere la bellezza di questo santuario, Madonna dei Ghirli a Campione. Sindaco. Bellissimo, ripeto ancora, santuario di Santa Maria dei Ghirli a Campione d'Italia, grazie al sindaco Roberto Canesi e al panorama straordinario che ci avete fatto vedere. Guarda che è tanta roba. Abbiamo trovato dei nostri laghi, il panorama dei nostri abbiamo laghi. Trovato, ce n'è quanto turismo dal punto di vista, come siete? Perché no, ho chiesto prima. Abbiamo cominciato ad avere un... Ho visto c'è il Lido, fare. C'è il Lido. C'è un Lido, c'è il Lido. Molto, molto bello, okay, sì, con una vista su Lugano, devo dire, strepitosa, ecco, sì. Quindi... Perfetto. Allora Valeria dice che si accontenta di questa ripresa, poi vabbè, sappi che c'è. Un saluto anche a Dolores, è bellissima, anche lei questa, dice questa è una cosa meravigliosa. Dolores, bene, sono contento. Un saluto anche al nostro amico Luca, Rosella, sono tanti. Sono contento che la gente sta apprezzando il nostro... È iniziato oggi il tour, devo fare ancora 142 comuni, sono solo... ne ho fatti solo due, Cernobbio e Campione d'Italia. Benissimo, benissimo. Sindaco, grazie davvero. Grazie a voi. Anche perché, ripeto, avevi un impegno, sei venuto, ci... è un grazie non scontato. No. Grazie a te, grazie a tutti e un saluto, un caro saluto agli amici di Ciao Como. Grazie sindaco, davvero. Tiziana, sei stata una guida straordinaria, brava, grazie, complimenti. Grazie te, e allora io vi chiudo così. Chiudo così perché, signori, c'è un panorama bellissimo, viene quasi voglia di avere il costume e fare il tuffo nel lago. Guarda com'è bella, guarda com'è bella, guarda com'è bella. Da Campione è tutto, signori, grazie, ci vediamo nel pomeriggio, torniamo in Italia fisicamente, andremo a Villa Imbonati a Cavallasca, altro bellissimo gioiello, e poi a Olgiate, quindi oggi andiamo lì. Grazie Tiziana, grazie sindaco, buon pomeriggio da Campione d'Italia.